Certo, io sono andato, benvenuto il mio canale. Oggi parleremo delle partite di Europa League e Confederation agrodolce per gli italiani. Ma prima di partire con le partite, faremo due comunicazioni. Oggi usciranno due video, uno sul pagellone delle squadre italiane in Europa, e sarà un pagellone pesante, e dopo il video commento della partita della Juventus femminile contro la Roma, il grande match della terza giornata. Ancora l'ultima comunicazione. Ancora Allegri allenatore della Juve. Va bene? La società ancora non è decisa, non so cosa sta aspettando. La Lazio. Andiamo nella prima partita di ieri. La Lazio contro il... Non so neanche come si chiama questa squadra danese. Non so neanche come si chiama. Come fa a perdere 5-1? Poche parole. La squadra laziale non è scesa proprio in campo. Vediamo la formazione. E non è che aveva la formazione di riserva. Provedel, Romagnoli, Mario, Giussai, Radu, Luis Alberto, Cataldi, Vessino, Felipe Anderson, Immobile e Pedro. La squadra titolare, ragazzi, tranne Mario Gilla, aveva la squadra titolare. Aveva la squadra titolare e ha perso 5-1 in casa, ma stiamo scherzando? Le statistiche, 11 possesso palla. Possesso palla, 65 per la Lazio, 35 è stata la squadra, non so neanche chi è questa squadra danese. Tiri totali, 15 a 13, tiri in porta, 7 a 2. Poco però una precisione del 90% in tiri in porta. Un disastro, un disastro, un disastro. Non si capisce come ha avuto questo gol. Sono un 5-1. Come fa a commentare la partita? Sono un 5-1. Dimmi come fa a commentare la partita. Cosa devi dire? Che è stata umiliata. È stata umiliata. È stata umiliata. Un 5-1. Un 5-1 così. Non puoi dire niente. Non puoi dire niente. Un 5-1 in questo modo. Non puoi dire niente. Non puoi dire niente. Un 5-1 così. Concreto. No, sono senza parole, sono senza parole. Ho ripetuto 4 volte cosa si deve dire. L'unica cosa da dire è vergogna, vergogna. È una vergogna. Mi dispiace dirlo, è una vergogna. E siccome che ho avuto sempre stima di Sarri, le parole di Sarri ha detto: c'è un virus dentro lo spogliatoio. Se mi accorgo che il problema sono io, sono pronto a farmi da parte. Applauso. Che in questo momento un allenatore che dice queste parole è solo da applausi. Se lui è il problema, si fa da parte. Ed è giusto così. Se un allenatore capisce che lui è il problema, si deve fare da parte. Il girone non è compromesso, però le prossime partite sono decisive. Soprattutto questo contraccolpo non va, non va. Nell'altra partita dell'Europa League, Roma con un'altra squadra che non so neanche chi è, vince 3-0, hanno esaltato la Roma. Signori, la Roma dal 14° del primo tempo ha giocato in 10 con una squadra che, se andiamo a vedere la formazione, andiamo a vedere la formazione di questa squadra. Andiamo a vedere la formazione. Vediamo questa formazione. Chi sono? Azzarra? Chi sono? Chi sono questi giocatori? Chi sono? Chi sono? Che ha giocato col 5-4-1. Ma chi sono questi giocatori? E mi esaltano una Roma che vince 3-0. Vince 3-0 questa Roma. Ma stiamo scherzando? Dybala segna Dybala. Segna Pellegrino un gol, poi vediamo come è andato il gol, e segna Belotti. Hanno saltato Dybala. Ragazzi, ragazzi, ha giocato con una squadra incredibile. Ha giocato, scusate, non ho capito che stava giocando con Real Madrid. In 10, dal 14° minuto del primo tempo, in 10. Siete arrivati all'inizio del secondo tempo a segnare. Dopo 2 minuti ha segnato il secondo gol, ma nei primi 45 minuti avete dominato, vero? Ma non ti importa, zero. Poi entra Dybala e mo, improvvisamente
improvvisamente Dybala diventa il fenomeno. Improvvisamente Dybala diventa il fenomeno. Dybala non era un campione prima, non è un fenomeno ora. Parliamoci chiaro. Perché forse ci siamo dimenticati le partite contro l'Udinese, le altre partite lo stavamo cominciando a creare. Ora ha segnato, prima con l'Empoli, con questa squadra, e con tutto il rispetto, non so neanche chi è. Non so neanche chi è. Disastro. Per me hai portato a casa i 3 punti, cosa minima da fare. Però mercoledì scorso hai perso contro Lugo Goretz in Bulgaria. Oggi Lugo Goretz le ha prese. E ora devi affrontare il coso, il Betis Siviglia, che ha 6 punti. Il Betis Siviglia ha 6 punti. Ora devi affrontare il Betis Siviglia. Doppio scontro diretto col Betis. E là ti giochi tanto. Là ti giochi tanto. Soffri con questa squadra. Per me è stato assurdo. È stato assurdo perché tu nel primo tempo stavi soffrendo. Mentre che mi diciamo sì, non riuscivo a segnare. Poi è entrato grazie a cosa, però sono dovuto entrare gli altri. Però, come si dice, i 3 punti sono a casa. È la cosa importante. E mo si gioca tutto contro il Benfica, si gioca tutto contro. Come si dice, contro il Betis Siviglia al prossimo turno, quando ricominceranno l'Europa. Andiamo a trovare la Fiorentina in Confederation. Qua è un altro disastro, ragazzi. Un altro disastro. 3-0 contro l'Istanbul Başakşehir. Un altro disastro. Un disastro, boh, non lo so. Prima pareggi in casa 1-1 con il Riga, ora con l'Istanbul, e qua se non sei fuori, sei quasi, sei messo peggio della Juventus. Ormai dice la Juventus ha giocato contro le squadre tu in questo momento. Vediamo le statistiche, la formazione aveva Gollini, terzi Igor, Arrabat, poi Arrabat messo in difesa, ma Arrabat, Giovenuti, Bonaventura, Mandragola, Saponara, Artur, Jonker. Peccato, la Fiorentina aveva una bella squadra, si è compromesso. Possesso palla 55 a 45, tiri in porta totali, tiri totali 5 a 7, tiri in porta 3 a 2, in poche parole 100%, precisione 100%. Questo Istanbul aveva avuto una precisione dal 100%, 3 tiri, 3 gol in porta. 3 tiri, 3 gol, precisione nei passaggi, tanto falli, abbastanza fallosa tra Fiorentina, perché poi c'è stata pure l'espulsione. La classifica mo si fa dura. La Fiorentina è a 1, la Riga è a 1, Istanbul va. Poi riparte la qualificazione della prossima giornata, dove comincerà a vincerle tutte. Mi sembra che in questo tabellone di Europa League, di queste 3 giornate di Europa, ci saranno parecchie zere, parecchi voti bassi. Agrodolce questa giornata europea di Europa, eh sì. A molti mi criticheranno che ho attaccato la Roma. Non è che mi criticheranno perché ho attaccato la Roma. Signori miei, ha giocato con una squadra che io non so neanche chi è. Se voi andate a dire ai romanisti contro chi ha giocato, loro non lo sanno. E soprattutto loro sono rimasti in 10 dal 14esimo. Tu oggi, per logica, a Dybala non lo dovevi fare entrare per niente. A Dybala, perché andiamo a trovare a Dybala. Tu a Dybala nella formazione titolare non c'era. Tu oggi Dybala lo dovevi lasciare in panchina, sei stato costretto a mettere Dybala in campo, Abraham in campo, Smalling in campo. Per quale? Per riuscire a vincere la partita con una squadra che io, almeno, forse è la mia ignoranza, ma io non la conosco. Potete attaccarmi, io non la conosco. E poi la Roma, guardate che formazione aveva, 3-4-2-1. Rui Patrizio, Mancini, Ibanez, Viglia, Carpar, Cristante,
Matic, Spinazzola, Zaniolo, Pellegrini, Balotti. E quella squadra in 10 al fine all'inizio del secondo primo tempo, cioè ha fatto 90 minuti in 10, con questa formazione non riesce a segnare. Sei stato costretto a fare entrare Dybala? Per me è un passo indietro. Hai guardato a casa i 3 punti. Questo è lo stesso ragionamento l'abbiamo fatto con Allegri. L'importante è portare i 3 punti, e poi dove siamo arrivati a questo punto. A me questa vittoria della Roma è una vittoria di Pirro. Ha fatto i 3 punti. Ora voglio vedere come va col Bet Siviglia, se riesce a fare così. Se col Bet Siviglia, se con Bet Siviglia riesce a fare così, io alzo le mani e chiedo scusa. Va bene? Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace. Andate al mio canale, iscrivetevi. Andate a capire per essere aggiornati su tutto. E che dire? Ci vediamo ai prossimi due video che usciranno oggi. A qualcuno questo video non ci piacerà, forse perché ho attaccato la Roma, ho attaccato la Lazio, ho attaccato la Fiorentina, ma per me oggi il 3-0 io lo tolgo, 3-0 non lo tolgo, perché tu la Roma il primo tempo la dovevi distruggere questa squadra, perché tu dopo 14-13 minuti questa squadra era in 10 e tu non l'hai distrutta, tu per riuscire a portare la vittoria a questa casa hai dovuto portare Dybala, che ora risalto giustamente, però allo stesso tempo contro il Udinese l'hanno massacrato, lo hanno massacrato. Contro la Juve l'hanno massacrato, che ha fatto solo col cross. Contro il Monza l'hanno esaltato, che ha segnato 2 gol. E contro le altre squadre che non ha fatto bene, è stato pure massacrato. Però oggi lo esaltiamo, giusto? Oggi lo esaltiamo. Va bene, scusate se a qualcuno non è piaciuto questo video. Mi scuso, ma questo è quello che penso io. Come ho sempre detto, a me fai il monologo non mi piace, se a qualcuno quello che dico non gli conviene mi commenta, dice dici cazzate, non mi piace, non mi hai fatto, che vi dico, se questo vi è piaciuto va bene, mettete mi piace, arrivederci ai prossimi due video di oggi, ciao.